una polizia di prossimità per dare sicurezza ai cittadini anche nei momenti più delicati. Così la descrive il questore di Pescara Luigi Liguori, che ha partecipato alle celebrazioni per San Michele Arcangelo, patrono della polizia. Nel piazzale della questura, macchine d'epoca, tanti bambini e anche lo speciale annullo filatelico di Poste Italiane. Per noi è stata una lunga estate di lavoro, perché abbiamo dovuto in qualche maniera assicurare la sicurezza durante i lunghi fine settimana della Movida. Oggi abbiamo voluto ricordare San Michele con questo annullo filatelico, grazie anche all'Associazione Nazionale Polizia di Stato che ci ha coadiuvato in questa attività, con questa mostra, con questa esibizione. Oggi è il Family Day, i familiari dei nostri agenti, ma anche i cittadini che vogliono visitare questa struttura così come sta avvenendo adesso, lo possono fare fino alle 19. Siamo una polizia di prossimità e questo speriamo sia un segno tangibile. Il mondo è complicato in questo momento. Sì, certamente dopo 2 anni di pandemia ci si aspettava una fase di rilassamento. Questo rilassamento non lo possiamo avere proprio perché la crisi economica, la crisi bellica e soprattutto la crisi energetica, che anche con quello che è successo proprio l'altro ieri con col bombardamento del gasdotto Nord Stream lì che collega la Russia con la Germania. Quindi ci preoccupa molto e stiamo lavorando con la Digos e con l'ordine pubblico proprio per monitorare le realtà che possono avere maggiori crisi sul territorio e stando vicino a queste realtà per evitare che si possa trascendere in fasi di contestazione o di protesta plateale in qualche maniera. Avete bisogno di più forze come organico o lei ritiene che siano sufficienti per questo territorio? Guardi, io non ho mai detto che siamo insufficienti, so che c'è stata tutta una lunga polemica anche mediatica di altre autorità. Io credo che Pescara abbiamo la fortuna di avere un'organizzazione provinciale, in realtà è strutturata come un capoluogo e lei lo sta vedendo anche con i mezzi che sono qui adesso. Ci sono tutti i reparti che di solito si trovano presso i capoluoghi di regione, a cominciare dal reparto prevenzione crimine di cui ci agevoliamo, che è un ufficio interregionale, ma lo abbiamo a Pescara, lo sfruttiamo molto, tantissimo a Pescara. Abbiamo i cinofili, abbiamo gli artificieri, abbiamo il reparto mobile vicino, quindi noi abbiamo un organico che è assolutamente adeguato alla città per quanto mi riguarda.